ucciso. Alla fine, la verde, comunque... no. Enoch, ci senti adesso? Scusami. Ora sì, ho messo le cuffie. Allora, parlavamo di Mario, chiedo scusa ragazzi, ma grazie Enoch che sei venuto subito in live. Allora, c'è stato... Piacere, eh? Ragazzi. Sono il procuratore di Mario. Damiano... Esclusiva, attenzione. Enoch, ti volevo dire, domanda. Allora, c'è stato Damiano che tutta la sera che sta tryhardando tuo fratello verso la nazionale. La convocazione nazionale, la chat ovviamente tra i quali mi ci metto anch'io, è dubbiosa. Certo è che a detta di tutti, anche di chi magari come me non vede tuo fratello in questo momento in grado, diciamo, sicuramente abbiamo un problema in attacco. Vabbè, come ti dico quello che penso, no? Che devo, sei venuto in live, dice, di quello che pensi te, no? Mario è in grado veramente, cioè, non puoi dire che Mario non è in grado di andare in nazionale, stiamo scherzando, l'ha dimostrato, e sono 4 anni che non va in nazionale ed è ancora, siamo a 15-14 gol e Ciro Immobile è arrivato adesso ai gol che ha fatto Mario, quindi come si fa a dire che Mario non è in grado? Mario ogni volta che è andato in nazionale ha fatto bene, al di là di che squadra nel club. Mario ha fatto in Turchia, Immobili li fa in Italia, tuo fratello li fa in Turchia. Ma cosa vuol dire? Ma anche abbiamo portato Pelé che era in Cina, o El Shaarawy che non mi ricordo. Sì, vero. Dai, non scherziamo. E voglio anche ricordare che l'ultimo mondiale l'abbiamo fatto con Balotelli. Con Mario bisogna sempre star lì, no, per quando era in Francia ha fatto 18 gol, no, perché è in Francia, però in Francia ci gioca Mbappé, ci gioca Neymar, no, però ha fatto un campionato di merda, e va bene, e si trova sempre le scuse per non convocare Mario, quindi oggi ho fatto delle storie, secondo me è un complotto questo, è una cosa dietro per trovare ogni volta le scuse, capito? Bravo. È inutile dire sempre, ma qua Mario, no, adesso in Turchia, ma in Turchia anche... Non è a livello della Serie A, ma è un livello buono. No, però scusami un attimo, cosa vuol dire complotto? Cosa vuol dire un complotto? Ma un complotto, c'è qualcosa dietro. È impossibile che non porti Mario a oggi una... a livello tecnico parlo. Te come uno come Mario, ma non voglio dirlo perché è mio fratello, ragazzi. Lo dico perché a fatti lo dico anche. Non c'è. E Mario con la maglietta addosso dell'Italia... è un altro giocatore. Ma secondo te quando tu dici, ok, beh, mi interessava capire una cosa al volo, ma quando tu dici complotto, non complotto, comunque magari, ma secondo te è dovuto, diciamo, magari da qualcosa? Ma secondo me Mancini ha paura a portarlo perché sa già che anche già il portarlo sarebbero già lì tutti pronti a puntargli il dito, capito? Guarda, c'è già dietro anche... pure proprio perché se porta Bernardeschi poi ci vanno pure Balotelli in nazionale. Bravo, ma anche un'ultima cosa, Balotelli in Brasile ci ha portato, invece Immobile in Russia non ci ha portato. Aspetta però, fermate. Non deve essere un attacco a Ciro Immobile. Fermi però. Qui nessuno sta dicendo che Mario Balotelli deve giocare o deve fare la prima punta della nazionale italiana. Qui io e Enoch stiamo dicendo che Mario Balotelli deve essere convocato nella nazionale italiana. Poi, se gioca, punto. Non gioca, quello sta al mister. Bravo, bravo Enoch. Scusami Enoch. Enoch, ma da quello che ho capito tu dici che tecnicamente è impossibile che rimanga fuori vedendo gli altri attaccanti e dici che c'è qualcosa che come non qualità va. Dai, scusami Manfred, dai, chi ha la qualità di Mario a oggi? No, sulla qualità Immobile, sono pienamente d'accordo con te. Lo stesso Immobile non ha le qualità di Mario, però voglio sapere, secondo te c'è qualcuno nel gruppo? No, sbaglio, scusami, dimmi. No, sì, io sono d'accordo sulle qualità, ma secondo te c'è qualcuno nel gruppo che non lo gradirebbe? Bonucci e Chiellini. Guarda che io penso anche che qualcuno è troppo attaccato. Quando si è incominciato a parlare di fascia da capitano qua di là, ha incominciato un po' a dire, sai una cosa, cioè, io credo anche in questo, non voglio far nomi. Fuori che non lo vogliono. Ma si sa chi sono. Gli rimano contro. Sicuramente hanno la presenza di Mario è forte, capito? Nel gruppo.
Allora, guarda, Enoch, questo non vuol dire che Mario, le cazzate che dicono Mario è uno che sfascia spogliatoio sono tutte cazzate, ma ve lo dico io, perché Mario è una persona di gruppo, che sta in gruppo, gli piace stare in gruppo, ride, scherza, va d'accordo con tutti. Se non vi ricordate bene, Enoch, Ciro, Enoch, Ciro Immobile, ridevano, scherzavano. Enoch, chiedere Insigne. Anche a Criscito. Quindi, beh, no, c'è da dire questa cosa qua. Io ho esordito Enoch dicendo che Balotelli io non sono un promotore. C'è da dire che sicuramente rispetto a un Belotti, no, come l'abbiamo visto nelle ultime partite, ma sicuramente Mario. Ma io non voglio dire che è meglio di quello, quell'altro, non voglio dire perché. No, no, però sai, i nomi sono quelli lì, per farti capire. Immobile è un giocatore, secondo me, una macchina da gol, ma non ha le qualità di Belotti. Belotti è un giocatore che, secondo me, oggi doveva giocare prima, perché serviva farlo giocare prima, che ti faceva salire sulla squadra, ti teneva palla, tutte queste cose qua. Quindi ti dico, servono, sono giocatori che poi corrono, danno l'anima, quindi sono giocatori che servono. Non sto dicendo, no, Mario deve giocare al posto di Belotti o deve giocare al posto di... Raga, però, scusami un secondo, che però io dico una cosa alla chat, raga, cioè, è vero che adesso sta giocando in Turchia, l'abbiamo parlato prima, ma c'è della gente come Liverani, che fino a 30 anni giocava in Serie C, cioè non facciamo i prevenuti per favore dei discorsi. Ma cosa vuol dire, insomma, giocare in Turchia? Ma il calcio... No, no, ma su quello sono d'accordo con te, io lo vedo meno in forma, parla, magari. Chi non dice questa cosa qua non sa di calcio, ma perché la Serie A, la Serie A è sempre Serie A. Grazie, Giuseppe. Cioè, Superliga è sempre Superliga. Cioè qua in Turchia ci sono quante squadre che fanno la Champions League? 3 o 4? No, 3. Due, no, Beşiktaş lo fa. Se no, scusa, mi stavo salutando Giuse che mi ha detto che l'ho deluso, ed ero molto contento di questa cosa. Solo Beşiktaş, aiutami un attimo. Posso farti una domanda? Scusa. No, aspetta, Tony, una precisazione. Quando dici, aspetta, mi sto a parlare. Ha detto prima lui. No, aspetta. Enoch, tu hai fatto l'esempio di Immobile, però ti ricordo che Immobile in nazionale ha fatto un gol ogni 5 partite, quindi che Balotelli ha raggiunto Immobile o Immobile ha raggiunto no, Balotelli, non mi pare sia un grande esempio. Immobile ha raggiunto Mario, ha superato di un gol, adesso non mi ricordo bene. Però Mario sono 4 anni che non va in nazionale. Sì, non va, però Mancini lo conosce. Quindi pensi che sia raggiunto Mario, scusami. Per te dici che Bonucci e Chiellini, che magari conoscono un po' la situazione, perché Mancini non è uno che si fa condizionare. Bravo, che c'entra Levario? Io non voglio fare nomi o chi, però dico che nel gruppo c'è gente che con la presenza di Mario è scomodo, veramente. Gli è scomodo Mario, perché è una presenza comunque che... si sa com'è Mario, adesso non è che vengo a dire, ormai l'avete conosciuto un po' anche voi, no? In questi anni, però penso che quello che ti dà Mario in campo, quando gli si accende la lampadina, e lo sappiamo in nazionale, non te lo può dare nessuno. Ai mondiali ti porti un Mario, uno con l'esperienza di Mario. Oh, poi mi sbaglierò. Asso, ti vedo dubbioso. No, no. Sarò io che parlo così, perché forse è mio fratello, non lo so, però io non puoi ridere mentre lo dici, non puoi ridere mentre lo dici, quando io difendo Enzo. No, perché lui cos'è che pensa? Ma parla a Stefano. Stefano, non lo sapevo. Scusami. Chi è che ride? No, tu stavi ridendo, come chi è che ride? Tu stavi ridendo, dicevi non è che lo faccio perché è mio fratello e ridevi. No, dico no, non è che faccio questo perché è mio fratello, però ovviamente se mio fratello fosse scarso non sarei qua a dire, non ci metterei la faccia. Se ci metto la faccia a dire queste cose qua, so cosa ha fatto, i numeri parlano e per quello che ci metto anche la faccia, no, perché so quello che può fare e può dare, ecco. I numeri di telefono parlano. Che numeri di telefono? Ma quale numeri? Ha fatto a malapena 5 gol con Monza. Io sto parlando. Beh, ha fatto 6 partite. Lascia parlare, Asso. Non è che ci sono solo i tuoi amici, non i miei. Prego, Asso. Ma io non sto parlando in campionato, sto parlando della nazionale.
ho capito, ma tu la nazionale la devi fare, amico mio. Io ho visto che sei amico di Damiano. Ma tu però parlavo di Sharawi che giocava in Cina, però. Ma che Sharawi, ma tu hai Sharawi, ha visto? Ma Sharawi è convocato, mi sembra che Sharawi è stato convocato, è stato portato l'anno scorso, due anni fa, con la nazionale. Eh no, che la nazionale è stato portato, uno come Mario, ma uno come Mario va portato sempre. Ti piace o non ti piace questa cosa qua? Mi dispiace. Ti piace te, giusto perché si chiama Balotelli, se lo devo portare sempre. Però scusa, no, Ste, però scusa, Ste, perdonami, sei intelligente abbastanza e ti rispondo con le tue parole. Hai appena detto che la nazionale va meritata. Mi trovi i meriti, per favore, di Raspadori? Di Scamacca. O di Scamacca. Vabbè, però vabbè, a meno che un giovane c'ha un potenziale futuro, Balotelli già sai quello che ti può dare perché c'è stato tanto tempo in nazionale. Ma era un'altra nazionale, Augusto. Ho capito, però io credo che non facciamo un piacere a Balotelli. Vabbè, abbiamo vinto un europeo. Fate rispondere. No, aspetta. Abbiamo vinto un europeo senza Balotelli, sono d'accordo con te, però tu mi parli di meriti. Mi trovi il merito, mi trovi il merito di Cristante di stare in panchina? Ma come te posso dire quello di Bernardeschi? Se ci vedo Bernardeschi, Bernardeschi, non vedo perché ci do, già devo sopportare Bernardeschi, perché ci dovete pure Balotelli. Però se permetti, meno di Bernardeschi, okay, sono d'accordo con te, ma se c'è Bernardeschi, posso volere da italiano Balotelli? Frate, ma come fai a dire che se tu ti vedi di cose, c'è pure Paolo? Però aspetta, ti ho fatto una domanda, ti ho fatto una domanda precisa. Se vedo Federico Bernardeschi, che per me non può essere convocato manco che a Juve, posso volere Mario Balotelli almeno in panchina? Lo sai perché ti rispondo no? Perché il Faina dovrebbe rispondere questo. Preferisco vedere magari un Politano, un Di Marco, un Darmian, un Faraoni, no Balotelli. Sì, aspetta, però sto parlando di punta centrale, però c'entra. Non sto parlando di punte centrali, Ste, però. Ah, io capisco un cazzo del calcio. Tu fratello gioca a panchina dopo un'esperienza di Monza che fa ridere. Io capisco un cazzo del calcio. Ma tu fratello che magari capisci un cazzo. Ma tu non capisci un cazzo. No. Ragazzi, calma. Una alla volta. Lo dico io. Tu non capisci un cazzo di calcio. Te lo quando è sparito tuo fratello. Da quando Totti ha fatto quel siluro sul ginocchio. Ecco quando è sparito tuo fratello. Ti faccio sparire io a te. Signor Totti ha tirato quel siluro che poi c'era un certo Maicon, e parliamo di Maicon, non di Balotelli, gli ha rifilato quel siluro sul ginocchio. Non andiamo su episodi passati, che non ne usciamo più. Parliamo di tecnica. Sai qualcosa contro Mario? No, io ti giuro su mia madre, Enoch, ti giuro su mia madre che io non c'ho niente con Balotelli, guarda, è un io... discorso di calcio e non di merito. Non sai niente con Mario, perché dato che hai tirato fuori. Ma che mi ha fatto Mario? Manco conosco, che mi vuoi fatto Mario? Ma che mi vuoi fatto Mario? Io parlo di calcio, parlo di merito, grazie. E se vedo gente come Bernardeschi, perché mi devo già far morto? Dato che tu dici allora che il nazionale ci va chi se lo merita, gli anni che Mario è stato a Nizza, a Marsiglia, che se lo meritava, ha fatto i gol, così, perché non è andato in nazionale? Che se lo meritava? 18 gol, 15 gol, perché non è andato in nazionale? Ma ti risulta, Enoch, seriamente? No, rispondimi. Ti rispondo, ti ho detto, ti risulta che non ha mai fatto più gossip tuo fratello? Non ha fatto, in Francia non andiamo su gossip. No, ma in perché... Francia non ha più fatto gossip, sono anni che non fa più gossip. Te sei fatto anni... Sono anni che non fa più gossip. Poi è normale. No, però, posso dire una cosa? Mi metti in mezzo un secondo per dire una cosa? Prego. L'ho fatto per farvi placare, perché sennò trascendevamo troppo. Lo dico anche per Vidal, che l'avevo difeso in altre sedi, così, di quello che uno fa fuori del campo, cioè alla fine sti cazzi, raga. Parliamo un attimo di quello che fa uno, sì, quello che dà in campo. Uno è quello che si fa in campo, secondo me. Rimaniamo su quello, raga, sera. Perché sennò facciamo confusione. Quello che ti dà in campo che tu devi guardare. Io ho detto, perché incide anche quello. Non è che tu vai al lavoro e il tuo datore di lavoro ti guarda che tu vai a bere l'alcol e ti dice no, tu sei un alcolizzato, cioè il tuo datore di lavoro guarda quello che dai al lavoro. Se fai andare bene avanti l'azienda, ti dice, una carriera di un professionista. Ti porto io a bere. Ma che te frega del professionista o non professionista? Se c'è ragione, allora ci potremmo andare a giocare tutti. Se a cazzo ci frega, se fammi le canne, schiantiamo le macchine sui pali, se famo 7 litri di birra, ci andiamo tutti, è giusto? La vita del professionista, però, c'è ragione. Che te frega te? Ma come che cazzo te frega a te?
Ma il professore di quello del testerato, io li pago come società. Entra però Ste, mo dico una cosa, dico una cazzata, ma Maradona lo sapevamo tutti quello che faceva. Ma sì, ma Maradona penso che Balotelli gli poteva portare valigia a Maradona. Ma sì, ma tutti gli potevano portare valigia a Maradona. Ma non va manco, a parte che è morto, manco andrebbe tirato fuori proprio. Prima è un altro carciatore da me, a me tira fuori Maradona. Perché no, Maradona, no, santo Dio, uno è morto e merita rispetto. No, e che c'entra? Cosa, ma io sto nominando il calciatore, che c'entra? Ma io avevo detto una cosa, raga, ascoltatemi un attimo, perché rischiamo, è l'unico. Però siamo andati fuori tema. Cioè, parlavamo, esatto, di nazionale, poi siamo andati a parlare di tutt'altro. Esatto, dobbiamo essere leggeri e freschi, ci dissociamo. E torniamo un attimo a parlare di calcio giocato, d'altro abbiamo 9 minuti, dopodiché... Ma posso dire una cosa io a Enoch, 14 gol, 14 gol pesanti, pesanti, non 14 gol così. Però Enoch, ti voglio dire una cosa, in Italia... Noi critichiamo andare in nazionale, arrivo. Ciro Immobile, che è il capocannoniere delle ultime tre stagioni, Scarpa d'Oro. E qui c'è qualcuno in Italia che dice che Ciro Immobile non deve andare al nazionale perché non è in grado. Quindi è sbagliato, capisci anche tu così, da solo, che magari Balotelli, che in questo momento non sta segnando come Ciro Immobile, possa essere messo in discussione. Il ragionamento che tu fai su Scamacca e su Raspadori, secondo me è giusto, però ecco, dalla parte di Raspadori e Scamacca hanno l'età, sono più giovani e magari Mancini pensa che possano migliorare. Questo è secondo me. Sì, però in Sassuolo entrambi due gol hanno fatto. Ho capito, io ti dico quello che pensa fare Mancini, non è quello che penso io. Lo so, però, lo so. Di solito in nazionale diciamo lanciamo i giovani, facciamoli crescere, poi magari abbiamo uno di 20 anni. Quando vuoi giustifichi quello che pensa Mancini, quando si tratta degli altri. Quando si tratta di mare, no, non si porta mare perché è in Turchia. Vabbè, è sempre così con mare. Io non l'ho detto, io credo che lui non lo porti perché sa quello che gli può dare Mario e sa quello che gli possono dare questi altri. E magari l'età... Mettiamoci il dito, Tony. Altri. Vai Tony, vai Tony. No, io volevo fare prima una domanda a Enoch, che lui aveva detto che Belotti l'avrebbe messa al primo minuto. Io vorrei capire al posto di chi? Di Berardi, di Chiesa, di Insigne? Di Berardi, anche se Berardi ha fatto una super partita, ovviamente chi sapeva che giocava così? Quindi ti dico... Prima però posso farti una domanda, senza andare nella polemica, perché... No, sbagliato. Ragazzi, non riesco a vedere neanche il computer, sono cotto. Aspetta che faccio entrare anche Sardevi. Scusami, Tony. Scusate, no, senza fare polemica, volevo dire, tuo fratello, ciao ragazzi, in questa nazionale, con questo centrocampo qua, avrebbe fatto comunque la differenza? Con questo centrocampo, sì. Sì, avrebbe fatto la differenza, sì. Perché c'è tanta qualità. Che comunque il talento di Mario è indiscutibile, certo che per lui, purtroppo per lui ha preceduto fattori extra calcio che secondo me in certe situazioni è un po' come il succio, dai Balotelli, ragazzi, su, parliamoci chiaro, dai, mettiamolo anche un po' sul ridere che la ma comunque era solo per fare due domande. Anzi, scusate se mi sono intromesso. No, hai fatto bene, hai fatto bene. Mi capisci che questa cosa qua, di guardare Mario cosa fa fuori dal campo, succede solo in Italia. Beh, in Francia l'hanno fatto con Benzema, Ma in Francia l'hanno fatto... Io parlo di Mario, non con... Io dico con Mario... No, io dico che un po' di tutte le nazioni, criticano Immobile, possono criticare pure Balotelli. Ma non hanno portato un Benzema per anni e si sono tenuti Giroud, con tutto il rispetto. Però si critica, si critica, però viene convocato, dico... Piano con le parole su Giro, Ciccione, piano. No, vai, Sardelli, mancano 4 minuti. No, anzitutto voglio fare i complimenti a Enoch per il coraggio di venire qua a difendere Mario, perché non è facile, perché Mario in questi anni è stato un po' indifendibile, senza nessuna offesa, però a prescindere da questo. Ma guarda che se si guarda gli ultimi 2 anni di Mario, Monza, Brescia, sì. Sono il primo a dire di no, okay. Però io giudico Mario con la maglietta della nazionale italiana, non con i club. Quindi io dico, porterei Mario per quello che ha dato per la nazionale, lo porterei. Questo dico io. Ma diciamo, quello, per il valore storico. Quello che mi fa specie è che stiamo qua a
discutere sul fatto di riportare Balotelli in nazionale. Cioè, questo è non per il valore, attenzione, però mi sa che questo è il significato di quello che è diventata la nazionale italiana oggi, esclusa la parentesi dell'europeo. Cioè, stiamo andando veramente a raschiare il fondo, a cercare qualcosa che migliori questa nazionale, e siamo arrivati ad andare a cercare Mario Balotelli, che è fuori dal circuito delle grandi squadre da 3-4 anni forse, senza considerare che secondo me ci sarebbe un po' di incompatibilità con Mancini, visto come è finito al City, no? Ma benissimo, d'accordo. Ok, no, solo questo. Ma cioè, Sardini, oggi, oggi la nazionale italiana, oggi gli attaccanti, forse escluso Chiesa, ma tutti gli attaccanti della nazionale italiana oggi hanno dimostrato pienamente quella che è la loro mediocrità. Sardini, cioè, non c'è un centravanti, a parte Immobile, non c'è un centravanti oggi in Italia che riesca a buttare dentro qualche gol. E non ce ne sono neanche in prospettiva, perché non si può dire che Scamacca, Raspadori possano diventare dei centravanti da 10 gol a campionato europeo. Però in prospettiva questi hai, non è che ce ne stanno altri. Ma infatti sto dicendo che... Cioè dietro di loro è ancora più... Dietro di loro ancora peggio. C'è anche Moise che... Beh, però ragazzi... Vi chiedo scusa, ma si è fatta una certa, noi siamo senza auto. C'è Camelio senza fare. Non sappiamo come andare a casa. E ma dormite lì. A un'ora da casa. Ma dormite là, no? Se ti puoi prendere a dormire a casa tua. E Pancio, tutti da Faina, dai, mi sveglia. Dormite da Faina, tanto vi ha ospitati lui. No, non ci ha ospitato, lasciamo stare, che apriremo un capitolo. Allora, ringraziamo Eno che è stato con noi, grazie anche a Sardevil, a Ste che è arrivato, Davide, liberiamo grazie la chat. Ciao ragazzi, buonanotte. Grazie buonanotte a tutti ragazzi, scusate ma si è fatta una ciaccia, veramente domani alle 10 siamo di nuovo in live, quindi qua siamo proprio rovinati. Pancio, domani mi dispiace, non posso seguirvi però, perché sono a scuola fino alle 4, però quando torno la recupero. Va bene, andiamo. Ciao, non andate a scuola e seguiteci. Ste, viva l'ignoranza. Ci aggiorniamo, ci vediamo domani sera, Se vediamo domani sera, di a quel barbarucco che sta lì qua, quel manichino lì, se si ricorda di me domani. Lui sa, Camelio sa. Devi pagare. Via, te do la natura, via. Ciao Enrico. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao a te, ciao Harry, ciao Augu.